Federico ha detto delle, ha anticipato delle cose importantissime, che sono proprio gli aiuti e le attività che ha svolto la nostra amministrazione a favore delle famiglie, a favore dei soggetti più bisognosi. L'anno che si sta concludendo è stato veramente un anno orribile a causa della pandemia che ha investito noi tutti, e adesso finalmente siamo alla conclusione di quest'anno e speriamo che l'anno 2021 sia invece un anno epocale, un anno che passi alla storia, un anno di rinascita grazie anche al vaccino che è appena arrivato e che dà nuove speranze. Come ha detto Federico, l'amministrazione c'è, noi siamo arrivati, ci siamo insediati in un momento complicatissimo. Non abbiamo dovuto affrontare solo la gestione ordinaria, ma anche la gestione straordinaria, proprio dovuta alla pandemia e una serie di criticità che ci siamo trovate purtroppo sul tavolo e che in questi primi mesi via via abbiamo comunque cercato di appunto affrontare al meglio per arrivare ad una soluzione. Nessuna la bacchetta magica, le soluzioni comportano dei tempi. Arriveremo a tutto, sono convinta che il lavoro della mia amministrazione possa dare a breve i primi risultati. Confido che comunque che tutto il Consiglio Comunale e quindi non solo la mia coalizione possa capire quanto sia importante in questo momento remare tutti nella stessa direzione, perché l'unità in questo momento è molto importante. La riscoperta è avvenuta a livello nazionale dei valori della solidarietà, dei valori della comunità, della cittadinanza, e questo valore della solidarietà deve valere anche all'interno di queste amministrazioni, mettendo da parte quelli che possono essere i personalismi, la campagna elettorale ormai alle spalle. In questo momento vale molto la comunione di intenti, che deve essere ovviamente l'obiettivo nostro è il bene della cittadinanza. Quindi abbiamo voluto la bicicletta, stiamo pedalando forte, i monopattini qua non bastano, ce la stiamo mettendo tutta. Quindi questi aiuti sono molto importanti per le famiglie, altri ce ne saranno in arrivo. Tanti sono i provvedimenti, non sono solo questi, abbiamo anche altri provvedimenti disponibili sul sito che possono essere consultati, come gli aiuti per la didattica a distanza, insomma tante altre forme di aiuto che possono appunto essere verificate dai nostri cittadini. Quindi concludiamo questo messaggio dando a tutti un calorosissimo augurio di un buon 2021, che sia veramente un anno di rinascita per tutti.